Vi ho chiesto di replicare il suono di Jimmy Page e farmelo sentire. Oggi vediamo cosa mi avete mandato e ne commentiamo anche qualcuno. Siete stati davvero tantissimi, quindi raga, calma, diamoci un tono. Ciao chitarristi e bentornati, anzi benvenuti in Shape Your Tone. Io sono Ale e vi dico benvenuti perché per la prima volta vi apro le porte del canale. Questo video, oltre a essere in collaborazione con Musical Store 2005, è fatto anche in collaborazione con voi. Infatti oggi parte una nuova serie di video chiamata Diamoci un Tono. Raga, nome che è bellissimo. Sarà a cadenza mensile insieme a voi. Cercheremo di ricostruire i suoni più iconici della storia della chitarra elettrica. E la cosa più bella sarà capire come ognuno ha interpretato il suono di riferimento che per questo mese sarà quello di Jimmy Page delle Led Zeppelin. Se l'idea vi piace, mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video e lasciate nei commenti le vostre considerazioni su tutto quello che sentirete. Se volete anche voi partecipare ai prossimi contenuti, intanto vi iscrivete al canale con la campanellina, mi seguite su Instagram ed entrate anche nel gruppo Telegram, perché tutto è partito da lì. Vi ho chiesto di mandarmi dei suonati e una rapida spiegazione di come avete ottenuto e ricostruito il suono, e siete stati grandi. Iniziamo con i vostri video e poi alla fine toccherà a me. L'ordine in cui vedrete tutti i vostri video non sarà nessun tipo di classifica, ordine di bravura, bellezza, non ce ne frega niente. Ho semplicemente voluto darvi lo spazio e la possibilità di esprimervi e condividere, perché non c'è niente di più bello. Ora cominciamo con Luca e illuminaci, spiegaci come hai fatto questo suono. Ciao chitarristi di Shape Your Tone, io sono Luca, ho fatto due video. Il primo provo a avvicinarmi al suo suono come se fosse in un contesto live, utilizzando una sola traccia di chitarra. Uso la mia tele, il pickup al manico e il pickup al ponte. Uso il fuzz, con la manopola del fuzz a ore 9, ma il volume è sparato anche per boostare poi l'overdrive che viene dopo. Gain dell'overdrive è circa a metà. Il tono aperto e il volume è abbastanza alto. Uso il Plini di Neural, che secondo me è una simulazione molto ben riuscita, simula una specie di plexi. Per l'altra traccia ho scelto la posizione in basso del selettore, cioè il pick up al ponte. Avevo questi due suoni che molto complementari per questo pezzo, ma aggiungono quella tridimensionalità che con una chitarra sola secondo me non si riusciva a ottenere. Mi aspetto un suono chiaro con poca distorsione, come hai detto tu, e nella seconda metà, in cui doppi la chitarra e quindi hai registrato due tracce pannate, una a destra e una a sinistra, mi aspetto un suono molto più realistico rispetto al disco. Ottima scelta quella di riproporre nella prima parte una simulazione di live, mentre nella seconda parte una simulazione di registrazione in studio e poi tanta roba al plugin della Neural. Ora però sentiamolo. Tanta roba la distorsione con un sacco di chiarezza della Telecaster, bellissimo. Bellissimo anche il fatto che la distorsione si sente un po' più presente sulle basse, mentre sulle note più acute esce proprio il carattere della Telecaster, stupendo. E poi devo dire che rende davvero l'idea del live, perché la chitarra è una sola, ma il suono è grosso, bello. Ora passiamo alla seconda parte in cui c'è la simulazione di registrazione in studio, e sono stracurioso. Allora, già dalle prime note si sente un sacco di differenza rispetto a prima. Rispetto al disco in studio originale il suono è un sacco più simile a Telecaster. Però là le spole meglio. Un'altra cosa che è davvero ottima è la differenza tra i due suoni registrati. Le due distorsioni, non essendo esagerate, non si mischiano, non si impastano, il suono non diventa poco intellegibile. Al contrario, qui viene fuori tutto, si sente la brillantezza, le note una alla volta si distinguono e... bellissimo. Passiamo al prossimo e ora tocca a Mariano. Illumiciani. Ciao amici di Shape Your Tone, sono Mariano e adesso vi mostrerò come ho cercato di avvicinarmi al suono di Jimmy Page, che ci guarda sempre da qua dietro. Ho utilizzato una EDS 1275, che è la chitarra resa leggenda da Jimmy Page. Come effetti invece non ho usato nulla di che, principalmente ho utilizzato nella parte clean un poco di riverbero e un leggerissimo delay, che poi vanno a finire nella Mustang 2 Fender, ovviamente in clean. E quelle sono le mie
pantofole. Ok, perfetto, ora hai la mia attenzione. Raga, la 12 corde su questa canzone è perfetta, è proprio lei. Bellissimo. Raga, quell'arpeggio lì, fatto con quella chitarra lì che è proprio la sua, non è la Gibson che costa 300 triliardi, però è stupendo, soprattutto sulle corde più gravi, quando fa l'arpeggio è proprio, cioè il suono è proprio quello. Ok, il prossimo è Andrea, e Andrea, mi raccomando, dopo uno che ha utilizzato la chitarra doppio manico di Page, devi inventarti una cosa fuori dal normale. E io sono Andrea e oggi vi faccio vedere come ho fatto il suono per Good Times Bad Times delle Zeppelin. Per questa canzone ho deciso di non utilizzare le valvole, le cose. Bravissimo. Ma ho utilizzato una Line 6A Checkstone PXL. Ancora più bravo. Ho usato una Telecaster Vintera 50s, ha dei pickup custom shop, sono il custom Nocaster al ponte e il Twisted Tele al manico. Invece la Les Paul è una standard 50s con pickup di fabbrica. La Les Paul è Stomp, non lo so, è un gatto che si chiama Mira. In più non usi le valvole. Ok, sentiamo. No, è lo shaker più bello che io abbia mai visto. Il sale, il sale. Non so cosa dire. Allora, a parte gli scherzi, la genialata del bicchiere e del sale, che parliamo del suono. Stupendo. Ci sono le due tracce LR registrate con due chitarre diverse e l'effetto finale, soprattutto nella frase in mezzo al riff, è davvero simile a quello originale. Secondo me è merito della Les Paul e di Stomp. Non lo so, dopo lo shaker fatto con il salino da cucina, chiudo il canale. Il prossimo è Marco e mi ha scritto una bella lista di attrezzatura che ha utilizzato, che è fatta da due elementi: una Squire Stratocaster Contemporary e l'Eco Bio. Tra l'altro, se volete vedere una recensione sul canale del Bio di Eco, ditemelo qui sotto nei commenti e facciamo di tutto per portarlo. Ora però sentiamo lui. Qui è stato palesemente interrotto dalla sua ragazza. Non lo so, gli ha detto: suona una Les Paul, mica la Stratocaster. Vabbè. Ok, qui a differenza di altri suoni che abbiamo sentito prima, si sente tantissimo l'humbucker. Il suono infatti è molto più gonfio e anche leggermente più chiuso. La quantità di distorsione non è tantissima, ma è giusta secondo me per questo brano, che magari suonato con una Les Paul avrebbe dato un altro effetto. Però comunque l'humbucker qui il suo lavoro lo fa. Ora passiamo a Riccardo e vediamo come ha interpretato lui il suono di Jimmy Page. Ciao Ale, ti dico che cosa ho utilizzato. Gibson, la Les Paul True Historic 1960. Amplificatore Prima Donna LA Custom. Questi sono i settaggi. E poi ho utilizzato anche un equalizzatore per cercare di avvicinarmi il più possibile al suono. Ok, per questo suono sono stracurioso, quindi sentiamolo subito. Tanta roba. La Les Paul si sente e meno male, ma comunque il suono con l'equalizzatore che hai utilizzato l'hai sicuramente un po' sfinato. In questo modo ricorda tantissimo quello originale inciso sul disco ed è bellissimo. Il risultato finale rende tantissimo. (Susurra)
davvero davvero tanta roba. Ora invece tocca una super carrellata di Kashmir con Mario, Alessandro e Daniele. Pa, pa, pa. Ciao a tutti quanti gli amici di Shape Your Tone, ciao Ale e diamoci un tono. Led Zeppelin, Jimmy Page, per me è Kashmir. Ho cercato di ricreare quel suono con la mia Les Paul, una Epiphone standard modificata. Modifica principale, i due pickup attivi. La testatina lì della Orange è super bellissima, io ho provato la Micro Dark ed ha una cattiveria esageratissima. Se volete vedere la mia Micro Dark ve la lascio qui sopra. Ok, a differenza di quello di un attimo fa, anche lui ha utilizzato una Les Paul, però questa volta con il pickup, quello al ponte. Rispetto a quello di prima, che era il pickup centrale, infatti si sente che il suono è molto più chiaro. E ora il prossimo. Allora, di questo suono mi piace che è suonato leggermente diverso dall'originale e non è un errore. Anzi, l'obiettivo di questa serie di video è proprio quello: vedere come ognuno interpreta e come ognuno fa suo il modo di suonare degli altri. In questo caso possiamo notare che tutti e tre hanno cercato un suono un po' più aggressivo rispetto a quelli che abbiamo sentito prima. Di sicuro una chitarra in stile Les Paul aiuta. Ora tocca a me. Come chitarre ovviamente utilizzo la mia Les Paul, che avete visto 350.000 volte, e poi non potevo non fare un tentativo anche con una Telecaster, quindi ho deciso di utilizzare questa Squier Classic Vibe 50 che, super spoiler, vedrete nel video di settimana prossima con una super ospite. Questa chitarra me l'hanno mandata i ragazzi di Musical Store 2005 insieme alla Orange Rocker 15 Terror e al Torpedo Captor X che utilizzerò come load box e lettore DR. In descrizione vi lascio tutti i link di riferimento. Video, prodotti, schede tecniche, tutto. Come filosofia di suono io ho seguito quella del live, ovvero una traccia di chitarra sola e fine, senza fare sovraincisioni. Anche se i risultati, come abbiamo sentito prima con alcuni dei vostri, si avvicinano davvero tantissimo. A me però piace suonare sempre un po' in stile live e quindi ho deciso di fare così. Come sentirete, la distorsione non è mai esagerata e ci tengo a precisare che è tutta generata dalla testata Orange, dal primo granello di gain fino all'ultimo. Il primo riff è Communication Breakdown, fatto prima con la Les Paul e poi con la Telecaster. Come avete sentito, la differenza tra le due chitarre è abissale. Entrambe le ho volute suonare con il pickup al ponte e la differenza si sente davvero tantissimo. Infatti, nella prima la distorsione è leggermente di più, perché appunto l'humbucker fa il suo lavoro. Nella seconda, invece, la Telecaster tira fuori tutto il suo carattere. Infatti, la chiarezza delle note è ineguagliabile. Ora, secondo giro con il riff di Hola Lotta Love. Anche qui, prima Les Paul e poi Telecaster. E poi ditemi voi nei commenti quale delle due preferite. Il settaggio qui è praticamente identico a prima e infatti la differenza è ancora la stessa. Sulla Les Paul la distorsione è molto più presente e il suono è anche leggermente più scuro, mentre sulla Telecaster è tutto molto più aperto e molto più chiaro. Per il terzo riff cambiamo i riferimenti, quindi Kashmir in drop re per la Les Paul e Good Times, Bad Times per la Telecaster. We'll be right back.
Ho fatto questa scelta di dividere questi riff perché secondo me Kashmir, registrato con la Les Paul come avete fatto anche voi, è perfetto. Il suono è grosso, gonfio, la distorsione non è esageratissima e si fa sentire. Mentre per Good Times, Bad Times, la Telecaster è la regina, perché il suono qui è molto più fine e si sente davvero, davvero tanto il suo carattere. Raga, io vi ringrazio tantissimo perché non mi aspettavo per niente tutta questa partecipazione per il primo episodio di questa nuova serie di video. Mi dispiace tantissimo non aver incluso tutti, ma eravate davvero davvero tanti, per cui non preoccupatevi, perché l'idea di questo format è di proporlo con cadenza mensile. Se per caso non doveste essere riusciti a entrare in un video, potete tranquillamente mandarmi file anche per il mese successivo. Per sapere come partecipare, mi raccomando, intanto 1. Vi dovete iscrivere al canale, 2. Dovete lasciare like al video, perché sennò non ve lo dico e sto zitto. Seguitemi su Instagram ed entrate nel gruppo Telegram, così siete sicuri di non perdervi nessuna informazione. Ogni mese cercherò di includere persone diverse, perché di sicuro ognuno di voi ha qualcosa da dire. Ma non vuol dire che non dovete più mandarmeli se siete già comparsi in un video. Se ve ne uscite con cose tipo lo shaker fatto con il salino della cucina, io non posso non inserirvi nel video. Io vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare i link ai miei nuovi videocorsi, ma nuovissimi: Enter the Blues, Enter the Rock e Enter the Metal, roba che suonate tutti i generi musicali in tipo 3 ore. Però poi non è che dovete venire a dirmi: oh, ne voglio altri. Raga, diamoci un tono.